Allora, oggi eh, vi mostro come ricopro io una perla, questa che vedete inquadrato da 6 mm. Eh, con la quale ho realizzato questi orecchini che vi avevo mostrato in uno dei miei ultimi video, eh, vi mostro appunto come ricoprirla. l'occorrente sono corrente è, scusate, allora, ho eh, delle Twin Beat della Preziosa, eh, oltretutto vi consiglio di usare quelle nuove che mi hanno detto sono un po' più regolari, oppure delle Super Duo. Io sto utilizzando eh, queste Aquamarine che avevo preso da Sabrina, eh, le uso semplicemente appunto perché sono un po' più regolari. Eh, poi eh, Rocaille da. Mh, 15.0 io sto usando quelle bianche una perla eh, filo sto utilizzando la miyuki anche se mi trovo molto meglio con il sono ma in arrivo in un pacco da perles che sto attendendo eh, ago e, e niente mettiamoci al lavoro il primo passaggio è questo è infilare un ecco devo vedere se riuscite a, appunto a vedermi, uh, una super duo, o twin, una rocaille quindici zero, questa operazione, per altre cinque volte, quindi, una super duo, una twin, una super duo una twin una super duo una twin una superduo, una twin vi avevo detto appunto se eh, altre 5 volte quindi in totale devono essere 6 quindi una super duo quindi abbiamo 6 super duo e 6 rocaille. Adesso vi mostro un attimo un po' più. Perdonatemi, ma sto utilizzando per farvi vedere dei colori. Aspettate, che vedo. No, così ok. Colori che l'unico colore che è appunto in casa, quindi questo è il primo passaggio eh, all'ultima rocaille. Praticamente dovete chiudere a cerchio. Adesso io lo faccio e eh, poi vi mostro il, il risultato. Allora, blocco allora, un attimo Allora eh, dopo aver chiuso a cerchio. Eh, vi ritrovate questa forma io ho provveduto a fare uno o due volte lo stesso giro a fare un piccolo nodino e a tagliare eh, l'altro filo in eccesso in modo tale da avere un unico filo dove all'estremità abbiamo appunto l'ago e con questo iniziamo la nostra lavorazione è molto semplice ragazze voi me l'avete chiesto io l'ho fatto con piacere ma è veramente una cosa molto semplice l'incastonatura di questa perla appunto perché è piccolina allora eh, dovete innanzitutto uscire avere il filo che esce eh, dal o dal buco della super duo di base o dalla rocaille. Dovete fare altro che portare il filo nel eh, buco della rocaille sopra il buco sopra della, della rocaille oh, <ride> della super duo della vostra twin. Eh? Eh, mh, il filo, se scegliete di utilizzare un Miyuki tono su tono, non si noterà per niente. Eventualmente, comunque, anche se eh, state utilizzando come me il bianco, uh, quando ricoprite la perla, mh, vi assicuro che non si vedrà assolutamente questo passaggio. Cosa dovete fare? Praticamente dovete riempire tutti questi spazi tra una super duo e l'altra con, eh, con questo motivo, allora eh, dovete mettere oh, sul lago una rocaille, una super duo, e una rock. Adesso vi mostro. Eh. Scusate, ma è difficile parlare con un iPhone. O una telecamera di mezzo, soprattutto per chi come me non ha un cavalletto, un vero cavalletto, ma postazioni improvvisate. Quindi voi dovete fare altro che inserire questo nel vostro ago, passare poi il filo nella, roca nella rocaille, oh, ce l'ho oggi con 6 rocaille nella super duo accanto. Tirare, ecco, mi ha volato tutto e mi pareva, e vi uscirà. Fuori queste prime puntina. Niente, completate tutto il giro e ci vediamo tra poco. Allora, eh, siamo arrivati verso la fine. Dobbiamo stringere il nostro eh, cerchio. Cosa fare? Dovete inserire lo stesso motivo mh, rocaille super duo rocaille e infilare l'ago nella nel buco sopra della super duo di base farlo passare nella rocaille accanto e vedete no intanto mi si è ok aspettate che tolgo il la scatolina con le super duo ok farlo passare appunto vi stavo dicendo nel rocaille Del primo giro Del secondo giro e a questo punto come prima dobbiamo portare il lavoro sopra quindi inserire il filo nella super duo nella poco sopra della super duo ok a questo punto ci siamo rimessi in posizione per procedere esattamente come prima, dobbiamo rifare un altro lavoro, un altro eh, giro con rocile super duo rocaille. Vi, vi mostro, diciamo il primo passaggio. Quindi, ho detto, dov'è la rockile? Qui, allora rockile. super duo rocaille, ecco, è partita. Ok, e assolutamente dobbiamo fare questo, iniziare a eh, formare il, il terzo giro esattamente come quello precedente e Iniziamo a non tenere più il lavoro eh, proprio bello dritto, iniziamo a eh, incurvarlo perché poi comunque dovrà contenere la nostra perla. Quindi ci vediamo a fine giro. Allora, eccoci qua, abbiamo finito anche questo terzo giro. Inseriamo per chiudere appunto a cerchio lo stesso motivo. Quindi rocaille super duo e rocaille e provvediamo a fare esattamente come prima, cioè filo dovrà essere inserito nella super duo sopra del eh, secondo giro. Poi rocaille del secondo giro, comunque la rocaille che sta accanto al buco sopra del secondo giro. E adesso tirando un attimo i fili, vedete che il nostro lavoro inizia un po' a curvarsi e va benissimo. Dobbiamo fare ancora un ultimo giro, se non ricordo male ultimo, poi vi dirò bene. Dobbiamo come abbiamo detto, sì, ultimo, mi sono ricordata. <ride> Reinserire il filo a questo punto nel super duo nel buco sopra della super duo del terzo giro e rifare con lo stesso motivo tutto di nuovo il, ehm, il nostro cerchio. Ci vediamo sempre all'ultimo passaggio. Allora, eh, concluso l'ultimo giro, ho fatto esattamente la stessa cosa che non sono stata lì a riprendere, che è, vi avevo comunque già mostrato negli altri passaggi, cioè inserire eh, l'ultimo motivo, passare nel buco sopra del, del giro precedente, passare nella rocaille accanto e inserire il filo nella... Ehm, nel Buco sopra del, dell'ultimo appunto giro, abbiamo concluso i nostri passaggi. Dobbiamo soltanto tirare bene i fili. Innanzitutto eh, inserire la nostra perla, vedete che si inizia a ricoprire. Dobbiamo eh, mettere tra una eh, super 2 ed un'altra, solo una rocaille, e tirare bene i fili. Abbiamo chiuso a sfera tutto. Così intendo? Eh? Adesso vedete voi se inserire la perla subito o attendere, quando appunto avete, siete quasi alla fine. Io, per comunità, per farvi vedere, vi, eh, vi la metto dentro successivamente. Però, quando ho realizzato appunto gli orecchini, l'ho messa dentro, e mi ha facilitato sicuramente il lavoro. Quindi, io non ho fatto altro che da questo filo, inserire solo una rock inserire nella Super Duo accanto. E facciamo così a chiudere proprio a cerchio, allora lo facciamo in diretta, tra virgolette diretta, che non so poi voi quando vedrete questo video, dovete inserire. Sì, tende a chiudersi eh. io. Ovviamente avrei tenuto il lavoro molto più stretto già dall'inizio, però mostrando eh, i vari passaggi, ovviamente mh, lo stringerò alla fine con i, tutti i passaggi che farò per fermare bene il, il mio filo. Quindi, ok, oh, mettiamone un altro e poi inserisco la perla. Eh. Se capisce, più di tanto, <ride> però fidatevi, la ricoprirà perfettamente. E vai, devo attrezzarmi a prendere una postazione un po' più decente, soprattutto per girare i video. Vedete, mettetela pure dentro. Vedete che si chiude. Dobbiamo soltanto finire tutto, tirare bene i fili. E continuare a tirare i fili passando nei vari, nelle vari super duo di tutta la perla. Questo è un consiglio che vi, vi do spassionatamente, perché solo così, tirando bene i fili, avrete una bella pallina. Oltretutto, vi assicurerete che rimanga anche stabile. Perché inizialmente avevo fatto delle prove e ho visto che non tirando bene, comunque non facendo tanti tanti passaggi, avevo l'impressione che scivolasse tutto. Quindi adesso aspettate che tiro un attimo, un po' di più almeno. Ok. Ok, praticamente vedete mi si è chiuso. Allora vi stavo soltanto dicendo velocemente, prima che finiscono i minuti, di chiudere tutto, eh, affrancare bene il filo, tirare bene con le mani tutta la lavorazione, eh, tirare bene il filo ancora, inserire il. Um, fare un ultimo passaggio più volte, passare per tutto, tutta la lavorazione in modo che. Tale ad avere una bella pallina be eh, rigida, ehm, non fate altro che metterci un chiodino o un chiodino S nel foro della perla, appunto che avete inserito nella lavorazione, tagliare le due estremità e fare due anellini, e potete utilizzarla come volete in orecchini, bracciali ehm, o anelli. E niente, spero di esservi stata utile, che la mia idea vi possa piacere. Un bacio. A presto!